Arrivederci Italia. Bella Hadid saluta la Milano Fashion Week. Come al solito ha fatto innamorare l'Italia e poi è andata via lasciando un segno indelebile, stiamo parlando di Bella Hadid, la supermodella più in vista del momento. Se c'è qualcuno che è riuscito a far parlare di sé a queste Fashion Week, sicuramente quella persona è Bella Hadid. La supermodella figlia di Yolanda Hadid ha iniziato a lavorare da qualche anno nel mondo della moda, ma ha già capito come muoversi e come fare per rendersi indimenticabile e indispensabile agli stilisti più prestigiosi del mondo. Arrivata a Milano la scorsa settimana, Bella Hadid ha avuto l'occasione di sfilare per Donatella Versace e partecipare così all'incredibile show dell'artista, che per ricordare Gianni Versace scomparso 20 anni fa, ha deciso di riunire le top model più famose di tutti i tempi. Cindy Crawford, Carla Bruni, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Elena Christensen hanno chiuso lo show di Donatella Versace tra gli applausi generali, questa riunione è stata voluta dalla stilista proprio per rendere omaggio a suo fratello, una delle menti più geniali che il mondo della moda abbia avuto il piacere di avere tra le sue fila. Partecipare a un evento del genere è stato un grande onore per Bella Hadid, che adora Versace e ama lavorare con Donatella. Il soggiorno milanese tra shopping e snack. Purtroppo anche le cose belle finiscono, e Bella Hadid ha lasciato l'Italia salutando Milano visto che la Fashion Week è volta al termine. La modella ha preso l'aereo da Linate insieme alla mamma Yolanda in jeans skinny e felpa nera, mentre i capelli sono stati acconciati nel suo solito chignon super tirato. Ovviamente Bella non ha lasciato il capoluogo lombardo senza prima aver fatto un po' di shopping come già la sua amica Kendall prima di lei, poteva lasciarsi scappare l'occasione di visitare le boutique più esclusive della città? Ovviamente no. Proprio in questa occasione alcuni fan hanno espresso preoccupazione per la salute della modella visto che è apparsa decisamente troppo magra, fasciata in un paio di jeans e con indosso un top rosso che le ha coperto a malapena il seno, Bella Hadid ha lasciato vedere il ventre piatto e, secondo alcuni, troppo snello. Per mettere a tacere le polemiche però, la modella ha pubblicato su social un video in cui mangia uno snack, l'obiettivo era provare che, anche se non sembra, le modelle mangiano durante le Fashion Week anche se probabilmente staranno attente molto più di una persona che non deve lavorare con il proprio corpo. Non è la prima volta che Bella Hadid ostenta il cibo che mangia, già diverse volte, soprattutto con Kendall Jenner, ha pubblicato sui social le immagini di dolci, Coca-Cola, patatine fritte e hamburger che poi ha allegramente ingurgitato con la sua BFF. Certo, non è facile credere che davvero Bella Hadid si nutra solo ed esclusivamente di junk food e probabilmente non è affatto così, anzi ma è chiaro che c'è un messaggio che questa nuova generazione di modelle vuole lanciare al mondo intero, distruggiamo gli stereotipi e le vecchie convenzioni.